quando parliamo di Roma, della Germania e di come mai i romani abbandonino la provincia, usualmente tendiamo semplicemente a elencare tutti i motivi per i quali conquistare la Germania sia stata una pessima idea e che era tutto sommato inevitabile che i romani la abbandonassero. Tuttavia, in questo tipo di ragionamento spesso ci dimentichiamo una cosa molto importante, cioè i romani hanno attivamente cercato la conquista della Germania e hanno speso, Augusto in particolare ha speso, enormi risorse nel cercare di trasformare questo territorio in una provincia romana. Quindi poniamoci anche la domanda: perché i romani hanno voluto conquistare la Germania? Sulla faccenda di solito le risposte sono un po' vaghe o imprecise, quindi proviamo a fare un po' chiarezza nel video di oggi. Ciao a tutti, io sono Mattia Caprioli e bentornati su Tribunus. L'idea che ci siamo fatti noi per quanto concerne il rapporto tra Roma e la Germania e il desiderio di Roma di avere la Germania nei propri territori è costruito molto su considerazioni fatte soprattutto a posteriori, e questo comincia già in epoca romana, per quanto con motivazioni molto diverse dalle nostre. Ne è un bell'esempio, nel descrivere appunto le guerre in Germania, quello che ci riporta a Neofloro, che è l'autore di un epitome di storia romana, che ci dice, riferendosi ad Augusto: «Ah, se Suor non avesse considerato così importante conquistare anche la Germania». Lo dice naturalmente parlando a posteriori, e lui nello specifico si riferisce a un elemento che per noi è difficile da comprendere e anzi spesso è molto fuori dai nostri radar, diciamo così, perché subito dopo ci dice: poiché è stata molto più grande la vergogna nel modo in cui l'abbiamo perduta che non la gloria che abbiamo acquisito nel conquistarla. Quindi per lui c'è questo elemento che è estremamente importante, che noi di solito ignoriamo. Noi invece abbiamo delle difficoltà a comprendere come mai i romani la volessero, perché noi sappiamo bene che la Germania era un territorio povero, povero di risorse, non c'erano città, c'erano solo piccoli insediamenti sparsi, era un territorio estremamente, come dire, anche selvaggio, e le popolazioni che vi abitavano nella maggior parte dei casi sembrano essere state resti al dominio romano. Però noi appunto facciamo queste considerazioni soprattutto a posteriori e di solito dimenticando, o meglio non sapendo, perché ci basiamo sulle fonti che sono state un po' anche veicolate già in passato, che l'abbandono della Germania è stata una volontà tutto sommato univoca da parte di Tiberio, che dopo il disastro di Teutoburgo e nonostante appunto la vendetta compiuta da Germanico, Tiberio non considererà mai di voler riconquistare la provincia. Infatti Germanico avrebbe forse voluto riprenderla, mentre invece Tiberio dice: d'accordo, la vendetta, l'ulzio, quindi la vendetta sacra è fatta e compiuta, torna indietro, la Germania la abbandoniamo, e questo perché si sarebbe rivelato un buco nero di soldi e di risorse umane. Ne ho accennato anche in un precedente video nel quale parlavo dei tentativi successivi che si fanno, almeno fino all'età Flavia, di riconquistare la Germania. La Germania viene poi abbandonata, quella transrenana quantomeno, perché ci si rende conto che sarebbe diventata un'arena troppo pericolosa per la salvaguardia dell'impero, ma non per via dei Germani, quanto per il fatto che queste zone, dovendo essere per forza di cose altamente militarizzate, sarebbero diventate un pericolo costante per il potere costituito. Infatti molto spesso, fino appunto all'età Flavia, è proprio qui che sorgono degli usurpatori che cercano di prendere poi il potere, facendosi forza sulle legioni del Reno. Quindi è per questo che viene tutto sommato abbandonata. Le ragioni economiche credo che non fossero molto viste, su questo ci torniamo poi anche dopo, e infatti non ci sono nemmeno delle ragioni economiche dietro alla conquista, però non per i motivi esattamente che immaginiamo noi. Dico questo perché tutto sommato, ecco, quando noi invece parliamo delle motivazioni che hanno portato i romani, in particolare Augusto, a voler conquistare la Germania, noi spesso, ecco, dimentichiamo secondo me quanto veramente potessero conoscere il mondo esterno. Certo, le conoscenze erano più di quante magari ci immaginiamo, però quanto davvero potevano conoscere
la sfruttabilità economica del territorio, in parte quanto gliene poteva importare, senz'altro gli sarà importato, ma non potevano fare i calcoli che facciamo noi e non avevano tutta la conoscenza che avevamo noi, perché ricordiamoci che i romani non avevano praticamente mai messo piede in Germania se non per le due spedizioni di Cesare, oltre il Reno. Quindi sì, avranno avuto informazioni da popolazioni al di là del Reno, sono stati in contatto e in rapporto anche piuttosto stretto con i germani, i romani, per tutta la seconda metà del primo secolo avanti Cristo, anche perché ricordiamo che quando Augusto prende il potere è tutto sommato Agrippa a occuparsi dalla Gallia della Germania transrenana in via diplomatica, quindi cercando di far entrare i germani, grossa parte dei germani del Reno, nell'orbita politica romana e anche intromettendosi a volte pesantemente nelle loro politiche, quindi a volte addirittura spostando la popolazione da un posto all'altro, cercando degli equilibri politici a favore di Roma, eccetera. Quindi ecco, una certa conoscenza del territorio c'era, ma ricordiamo che stiamo parlando di un territorio, quello della Germania Magna, che si estende dal Reno all'Elba, è una distanza di circa 600 km. Quindi, così come forse non erano in grado i romani già di sapere quanto poco fosse sfruttabile quel mondo per loro, e questo forse è anche un nostro preconcetto, perché in realtà sappiamo che con l'arrivo dei romani in quei circa 20 anni in cui la provincia si comincia a costruire, si cominciano a creare infrastrutture, strutture e insediamenti a partire dai castra, come spesso succedeva, strade, inizia a esserci anche uno sfruttamento per quanto riguarda anche il terreno, il sottosuolo, perché sappiamo che c'erano delle miniere di piombo che erano proprietà imperiale addirittura, quindi lo stesso Augusto aveva degli interessi economici nella zona. E quindi in realtà forse sarebbe stata più sfruttabile, avrebbe portato qualcosa anche a livello economico, molto più di quanto noi non ci continuiamo a ripetere. Ecco, visto tutto questo che riguarda le conoscenze dei romani, io non prenderei per buona l'ipotesi per quanto concerne il perché i romani volevano la Germania, ipotesi che vedrebbe una volontà di Augusto di rettificare il confine. Che significa? Spostando in avanti, e per voi da questa parte, scusate, spostando in avanti il confine di Roma per circa 600 km, quindi arrivando all'Elba, si sarebbe ridotto il confine da dover sorvegliare, avendo come nuovi confini, sì, sempre il Danubio, ma anche l'Elba. Non mi sembra reggere molto questa teoria per un banale motivo. Potevano sapere che c'era un fiume là così avanti? Sì, probabilmente sentendo i germani che abitavano vicino al Reno, quindi quelli con cui loro avevano più a che fare, forse probabilmente avranno saputo che c'era questo fiume dall'altra parte, più avanti, in quei 600 km più in là. Però a volte mi sembra forse eccessivo pensare che loro potessero saperlo, perché la Germania per loro era un territorio tutto sommato molto sconosciuto. Quindi non mi sembra questo in realtà il motivo vero. E anche perché nelle fonti non compare mai. Sappiamo che le fonti a volte possono dare per scontato qualcosa o nascondere alcune motivazioni, però in questo caso, secondo me, ci vengono in realtà in aiuto, perché ci aiutano a capire come mai realmente Augusto voleva conquistare la Germania. E sono motivi che a noi spesso sfuggono o che ci fa fatica a immaginare, che hanno a che fare con proprio la mentalità romana del periodo. Quando si faceva la guerra nel mondo antico, probabilmente in parte in realtà anche oggi, ma oggi viene un po' più nascosto dietro motivazioni anche materiali che c'erano anche all'epoca, però ecco, ci sono delle motivazioni anche mentali o di prestigio che sfuggono ormai dai nostri schemi mentali, ed è stato quasi senz'altro il caso della motivazione che ha portato Augusto a voler conquistare la Germania. Sempre Floro, sempre nel famoso passo che vi ho citato prima, ci riferisce per esempio in modo molto chiaro che, ricordandosi di quanto aveva fatto Giulio Cesare, quindi il padre adottivo e ormai divinizzato, nell'andare oltre il Reno con ben due spedizioni militari, Augusto avrebbe deciso di provare a emularlo in questo senso, al contrario di quanto voleva fare Agrippa, che voleva fare come Cesare e mantenere il confine romano al Reno. In questo senso una breve parentesi, come sono solito fare ormai, una breve parentesi, ovvero noi sappiamo da
un'ipotesi di quello che avrebbe fatto Cesare se non fosse morto, presa da Plutarco, che Cesare avrebbe probabilmente provato a conquistare la Germania. In realtà è l'unico che lo pensa e tra l'altro è il termine di un immenso giro che avrebbe fatto, come dire, un po' emulando un viaggio di Alessandro. Di questa, diciamo, ucronia di Plutarco e dei piani che avrebbe avuto Cesare se non fosse morto, se volete, in un video successivo ne parliamo, perché trovo sia molto curioso e interessante. Comunque, ecco, la realtà, da quanto si può ricostruire, è che Cesare di andare al di là del Reno in modo stabile non gli fosse mai interessato. Augusto, al contrario, vede una grossa possibilità, delle grosse opportunità di andare al di là del Reno, anche per motivi di prestigio. Intanto perché ci dice, come dicevamo, Floro, ci dice che avrebbe voluto fare, ricordando le gesta di Cesare, una provincia in suo onore. Quindi c'è questo primo elemento. E in secondo luogo, sempre relativamente alla mentalità del prestigio, ecco, diventa tutto, come l'ha ben definito lo studioso professor Umberto Roberto nel libro Il nemico indomabile, un affare di famiglia. Non è infatti un caso che tutto ciò che concerne l'organizzazione della conquista della Germania è tutto legato alla famiglia imperiale. Quindi, per esempio, tutte le operazioni che hanno a che fare con prima la conquista delle Alpi, di cui ho parlato in un precedente video, e poi le campagne di conquista vera e propria della Germania, oltre il Reno fino all'Elba, sono affidate ai suoi due figliocci, figli adottivi, Druso e Tiberio. Questo appunto per mantenere tutto sommato tutto nella casata imperiale, nonostante i due all'epoca ragazzi non fossero destinati a essere probabilmente i suoi eredi, credo che non ci fosse ancora benissimo questa concezione, però è tutto parte di uno schema mentale che è molto proprio dell'epoca repubblicana, in cui si va a cercare di aumentare il prestigio della famiglia. Quindi in questo senso la Germania era diventata l'arena perfetta per rendere gloria alla casa di Augusto, che era discendente per via adottiva di Giulio Cesare. E in questo troviamo anche altre prove, a parte appunto l'affidare tutta questa grande missione a Druso e Tiberio. Abbiamo anche il fatto che per giustificare, per glorificare questa loro azione, abbiamo, da quanto si è potuto ricostruire, una modifica dei fasti trionfali. Infatti è proprio a questo periodo, quando i fasti trionfali vengono redatti o redatti di nuovo, tra il 19 e l'11 avanti Cristo, troviamo nella battaglia di Clastidium del 222 avanti Cristo la menzione che Marco Claudio Marcello avrebbe sconfitto i Galli e i Germani. Ora questo naturalmente è una finzione ed è qualcosa che viene fuori a posteriori, proprio in questo periodo, perché i Germani non erano ovviamente presenti, è estremamente anacronistico. I Germani arriveranno alle soglie dell'Italia con i Cimbri e i Teutoni ben circa 120 anni dopo la battaglia di Clastidium. Questa giunta viene fatta per appunto giustificare e glorificare quanto stanno per andare a fare Druso e Tiberio, perché Druso e Tiberio, figli adottivi di Augusto, sono lontani discendenti di Marco Claudio Marcello, facendo parte della gens Claudia. Quindi tutto andava a comporre un quadro che, come dire, glorificasse e giustificasse queste azioni. E questa è una, senz'altro, delle motivazioni che hanno portato Augusto a volersi spingere in Germania. Non è però l'unica. Per spiegare la seconda ragione che si collega alla volontà dei romani di conquistare la Germania, e che io trovo forse la più affascinante rispetto alla prima motivazione, che comunque fa parte del complesso. Ecco, ricordiamo sempre che quando parliamo delle motivazioni per un qualche evento storico, nella maggior parte dei casi è un complesso di motivazioni, è difficile dire la causa unica per un qualche evento. Veniamo a parlare prima delle cause, come dire, immediate che hanno portato Augusto a decidere finalmente, infine, di invadere la Germania, ovvero le continue incursioni dei Germani in territorio gallico, che mettevano naturalmente a rischio la Gallia stessa, non la rendevano sicura, e tra l'altro sappiamo che alcune sommosse galliche che avvengono in quegli anni, almeno secondo le fonti romane, sarebbero state, come dire, anche alimentate da invii di armi e forse anche di guerrieri da oltre il Reno. Quindi i Germani partecipavano attivamente a questa attività. La famosa goccia che ha fatto abboccare il vaso, per usare un'espressione molto inflazionata,
e poi la clades lolliana, che ora qui non spiegheremo nel dettaglio perché ne ho parlato in un episodio apposta, però in soldoni i romani subiscono una sconfitta più vergognosa che grave in termini numerici, perché per esempio viene persa un'aquila, che poi verrà restituita perché i germani si spaventano quando vengono a sapere che Augusto reagisce. Comunque tale Lollio, generale romano, subisce appunto una sconfitta da parte dei germani dopo che questi avevano massacrato una spedizione di centurioni che era andata al di là del Reno per motivi non meglio chiariti. E questa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché questo, come dire, va a turbare tutta l'aura di potenza e di pace ricostituita che Augusto ha messo su, perché avviene tra il 17 e il 16 avanti Cristo, quando Augusto aveva appena fatto declamare il Carmen Seculare per i Ludi Secularis, aveva appena recuperato le insegne dei romani sottratte a Carre nel 53 avanti Cristo, insomma aveva ottenuto diversi risultati anche eccellenti in politica estera, e questa è diventata una macchia. E queste continue invasioni forse hanno anche scatenato quella che possiamo ben chiamare una paura germanica dei romani, che è venuta fuori durante le invasioni dei Cimbri e dei Teutoni, e che, per quanto ne possa sembrare strano, è ricomparsa più volte proprio da quel momento in poi. Quindi da circa il 102 avanti Cristo in avanti questa paura germanica è venuta fuori più volte. Potrebbero aver deciso di invadere infine la Germania per motivi preventivi, diciamo così. Facciamo un poco di ordine. Allora, intanto i Cimbri e i Teutoni erano state le prime popolazioni che erano arrivate appunto fino in Italia dai tempi di Annibale. Prima di queste non c'era stata nessun'altra minaccia esterna che fosse arrivata così vicino, e anzi proprio nel cuore dei territori all'epoca repubblicani, ora con Augusto imperiali. Non c'era stata nessun'altra popolazione che l'avesse fatto, e non erano una minaccia così lontana. E tant'è vero che è proprio su questa paura che faleva anche Cesare, per esempio, quando deve giustificare al Senato, che è tutto contro di lui in questa operazione, la sua guerra contro Ariovisto, che dice che è per difendere non soltanto i Galli che lo hanno chiamato in aiuto, ma anche per difendere l'Italia, perché Ariovisto, se si fosse insediato in Gallia, sarebbe potuto diventare una minaccia per l'Italia stessa. Ecco, quindi, secondo me, in Augusto comincia a farsi strada anche questo timore che, come abbiamo visto, è vecchio di un secolo, ed è un timore che è espresso molto molto bene anche in uno dei componimenti poetici di Orazio, che scrive proprio nel periodo augusteo, e che anzi è l'autore anche del Carmen Secolare che ho citato prima. E Orazio, nel descrivere Roma dilaniata dalle guerre civili, che appunto ce la descrive in questo Carmen, in questa opera poetica mai sconfitta dalle altre popolazioni, ma che potrebbe essere sconfitta da se stessa, tira fuori questa figura estremamente potente del barbaro, che non viene citato quale, ma l'unico barbaro più vicino che viene in mente, sul suo cavallo. Le opzioni sono solo due: o i parti o i germani, molto probabilmente. Ecco, lui si immagina il barbaro, che non viene citato per nome, per nazionalità, diciamo così, arrivare sulle ceneri dell'urbe e sui resti dei padri di Roma, e calpestare i resti degli inceneriti della città con i suoi zoccoli. Qualcuno potrebbe dire che nel V secolo è più o meno andata così, è molto più complesso, però ecco, rende bene l'idea. E questo pensiero appunto poi prende corpo, e lo vediamo, è ancora molto ben presente, quando avviene Teutoburgo. Quando avviene Teutoburgo, la prima reazione di Augusto è pensare che Arminio potrebbe arrivare a invadere l'Italia stessa, quindi comincia a mobilitare le forze perché presidino parte della città stessa di Roma, anche per contenere la popolazione e per non dare adito a sommosse popolari causate magari anche dal panico. I membri germanici della sua guardia, perché parte della guardia imperiale del periodo del principato è composta da guerrieri germanici, vengono allontanati, e anche i Galli e i Germani presenti in città vengono anche loro allontanati. E in via straordinaria, cosa che non si faceva dalle guerre puniche, si armano e si reclutano degli schiavi che vengono fatti soldato.
dei Volones e della loro complessità, ho parlato in un precedente video, magari su tutte le varie occasioni, pochissime di emergenza, in cui è stato fatto, magari ne parliamo anche qui in un video a parte. Ecco, viene fuori continuamente questa paura e viene fuori ancora diversi decenni dopo, almeno a credere a quello che Tacito mette nella bocca di Petilio Ceriale, che mentre sta cercando di portare dalla sua parte i Galli che si erano uniti alla rivolta batava del Batavo romanizzato Giulio Civile, del quale vi ho promesso molte volte di parlarne, ve ne parlerò, è un argomento molto complesso, quindi mi richiederà un po' di tempo per studiarlo. Però ecco, lui dice, per portare dalla sua parte i Galli e convincerli delle ragioni di Roma, delle ragioni dell'impero, che i Romani si sono insediati sul Reno non solo per difendere l'Italia, ma anche le Gallie da un nuovo ariovisto, che magari avrebbe potuto prendere il potere e fare un regno di Germani e andare a conquistare la Gallia. Tra l'altro mi sembra sempre molto interessante notare come venga ricordato ariovisto e non un più vicino Arminio magari. Quindi rispetto a quello che noi abbiamo in mente, visto che noi invece ariovisto ce lo dimentichiamo sempre, è curioso notare come per i Romani abbia fatto evidentemente molta più impressione un ariovisto che non un Arminio, che infatti, a parte la storia che ci racconta Tacito, dopo il suo periodo, dopo il secondo secolo d.C., viene tutto sommato dimenticato abbastanza in fretta. Quindi, ricapitolando, i Romani vogliono conquistare la Germania, in particolare Augusto vuole conquistare la Germania, in parte sia per la gloria che se ne può trarre dalla conquista di un nuovo territorio e dalla creazione di una nuova provincia, stando alle parole di Floro, in nome di Giulio Cesare, che tra l'altro neanche avrà mai voluto conquistarla. E dall'altra parte c'è una leva molto potente nella mentalità romana che ha a che fare con questa paura dell'invasione germanica dell'Italia. E quindi probabilmente la conquista della Germania può essere vista anche come un'azione preventiva per cercare di contenere e di impedire che questa cosa possa avvenire. E appunto ce ne accorgiamo perché sia prima che soprattutto anche dopo la conquista della Germania e anche l'abbandono, ci rendiamo conto che nei Romani per diversi decenni almeno permane questa paura appunto dell'invasione germanica dell'Italia. È anche difficile, come dire, immaginare cosa sarebbe potuto accadere se invece i Romani non avessero mai abbandonato la Germania, avessero provato davvero di conquistarla. Sarebbe tema per una bella ucronia. In futuro penso proprio che ne parlerò, perché ci sono almeno due scenari possibili che potrebbero venirne fuori. Se invece voi volete approfondire quello che è successo, come dire, davvero per quanto concerne il contesto della Germania, vi invito a vedere altri video sul canale che parlano proprio dei rapporti tra Roma e la Germania, e nello specifico vi invito a vedere questi video qui.